ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Alla fine hanno deciso di restare in porto le imbarcazioni dello strascico, le lampare e le volanti che ormeggiano a Giulianova. Si va avanti con lo sciopero contro il caro gasolio. L'ipotesi di riprendere il largo già dalla notte scorsa è stata scartata dagli armatori, che stanno vivendo una situazione preoccupante. È abbastanza drastica, perché comunque sia il gasolio non scende, le barche fanno difficoltà a uscire in mare, e gli armatori hanno problemi a pagare i marinai, a pagare le spese, a pagare il gasolio soprattutto. Voi siete stati anche a Roma alla manifestazione della scorsa settimana. Aspettate un segnale dal governo? Sì, speriamo che sia positivo, ma da come stiamo vedendo nemmeno ci hanno preso in considerazione. In attesa di segnali dal governo centrale, la regione Abruzzo ha stanziato 300.000 euro per la marineria, una somma non congrua per i pescatori che stanno vivendo una delle crisi più pesanti dagli anni 60 in poi. 300.000 euro una volta spartite tra le barche, comunque sia, abbiamo fatto conti approssimativi, ecco, riesce un 1.500 euro a persona, che noi prendiamo come contentino, tra virgolette, ecco, giusto per far mettere a tacere tutto. Questa è una barca di un tonnellaggio, diciamo, importante. Uscire la notte a pesca comporta un consumo di circa 1.700 litri di carburante. Un carburante, il gasolio, che costa 1,20 euro. Insomma, pescare significherebbe andare in perdita. Sì, praticamente per coprire le spese il pesce viene pagato poco. Quindi a malapena riusciamo a pagare la nafta, e per garantire le spese e tutto quanto è molto difficile. Siete preoccupati, insomma? Sì, sì, non vediamo via di uscita. Intanto qualche armatore potrebbe decidere di tornare a pesca già da questa notte, in attesa delle decisioni che verranno prese dai rappresentanti di categoria già entro mercoledì prossimo.